preannunciato alla fine della mattinata, adesso parlerà il dottor Paolo Mainardi, che io ho avuto il piacere appunto di conoscere nel convegno di Verona del Diforit sul veganesimo. Il dottor Mainardi è un neurochimico, quindi è un chimico che ha spostato tutto il suo campo di interesse nella ricerca neurologica e neurobiologica e lavora presso l'Università di Genova. Quindi lui è l'autore di molti studi, soprattutto appunto nell'ambito dell'importanza della neurologia, diciamo così, in senso lato, quindi della neurochimica applicata all'intestino. E grazie ai suoi studi e alle sue ricerche ha ottenuto dei risultati straordinari anche dal punto di vista clinico. Quindi in realtà, pur non essendo un medico, nella sua professione ha curato più pazienti di tanti medici, quindi ascoltiamo il dottor Mainardi. Vengo subito alla prima slide. Allora, io penso che nessuno di voi in questo momento si accorga di stare muovendosi nello spazio in modo rotto traslazionale intorno al Sole, perché nessuno di noi percepisce questo movimento che stiamo facendo sulla Terra. E non abbiamo certo avuto bisogno che qualcuno ci dimostrasse che la Terra è tonda. Immaginate quindi la capacità di osservazione che hanno avuto le prime persone che hanno cominciato a proporre che forse era la Terra che girava intorno al Sole, lo potevano percepire solo da una elevata capacità osservazionale. E Copernico, la cosa che lo convinse di più è che se metteva il Sole fermo, il calcolo dei movimenti dei pianeti diventava molto facile. Quindi questo è il concetto che l'universo è un sistema semplice e complesso. E la capacità di osservare è quella che ci deve sempre far mettere in discussione sui risultati delle nostre ricerche, come hanno dimostrato i fisici, che quando un solo esperimento ha dimostrato che i neutrini potevano andare più veloce della luce, erano pronti a rivoluzionare la teoria della relatività, che vi posso garantire non è una scemata. Poi chiaramente questo dato non è stato confermato e quindi la teoria della relatività è ancora valida oggi, ma bastava riconfermare questo esperimento per rimettere in discussione tutto. Purtroppo nella medicina non assistiamo a così tanta capacità di osservare e di metterci in discussione, siamo molto rigidi nella medicina e continuiamo a proporre il sistema intestinale come un sistema postale svizzero capace di consegnare ciò che vogliamo, dove vogliamo, sulla base delle indicazioni che mettiamo nelle etichette dei nostri prodotti. Gli stessi farmaci che poi proporremo per somministrazione orale vengono studiati su feti se sono cerebrali, vengono studiati su fettine del cervello, vengono studiati iniettandoli il peritoneo, quindi direttamente nel sangue, o con tecniche su un neurone isolato, una tecnica che si chiama patch clamp, dove si va a prendere solo una piccola porzione di un singolo neurone. E chiaramente non è che non conosciamo quello che succede quando noi ingeriamo un alimento o un farmaco. I processi digestivi sono ben noti, ma li teniamo da parte. E poi noi avremo tante evidenze di neutrini che vanno più veloci della luce. E sono esperimenti come questi che dimostrano come 3 giorni dopo un trauma cranico, la prima riga, 3 giorni dopo un trauma cranico collassa la membrana intestinale, cioè prendete un colpo in testa e dopo 3 giorni si collassa la membrana intestinale. Un'elevata permeabilità che è uguale a infiammazione, però un danno fisico di struttura, si rompe un doppio strato lipidico, cioè voi prendete un colpo in testa e vi capita che avete un danno fisico nella membrana dell'intestino. Così come nello studio, forse un po' più cruento se volete, ma che per me è molto importante, che fa vedere che la quantità di ulcera che si formano nello stomaco per una certa quantità di alcol ingerito, chiaramente sono studi su animali, dimostra che dipende dalla quantità di agente epilettogeno, cioè che mi provoca crisi epilettiche, che io inietto nel cervello dell'animale. Più di questo farmaco io inietto nel cervello dell'animale, più ulcere mi si formano nello stomaco dell'animale a parità di alcol ingerito. E chiaramente questo vuol dire che c'è una sorta di collegamento tra intestino e cervello, se no come può essere che questo avvenga?
ed è chiaramente reversibile. Infatti in un certo caso si dimostra che se io infiammo con un banale olio urticante, il crotonolio, crotontilio, scusate, l'intestino di un animale, gli abbasso la soglia convulsiva, cioè sottoposto al modello sperimentale di crisi a più crisi dell'animale a cui non ho infiammato l'intestino. Allora, se questi esperimenti noi li vediamo con una curiosità, cioè ricercatori che non sapevano come passare il loro tempo e si sono divertiti a fare questi esperimenti, non ci cambia niente la vita. Ma qui, altro che neutrini più veloci della luce, qui ci mostrano che c'è una realtà di comunicazione nel nostro corpo che, se non andiamo a capire, capiamo ben poco di come funzioniamo. E allora, se la capiamo, invece, se cerchiamo di studiarla, potremo capire delle cose un po' strane, come per esempio l'effetto placebo. Negli studi clinici, adesso sono delle regole molto rigide, e si testa il farmaco o contro un altro farmaco contro un non farmaco, cioè una molecola inerte che viene data, il paziente non lo sa cosa sta prendendo, il medico non sa cosa sta prendendo in quel periodo, cioè il famoso doppio cieco, e si accorge che c'è una certa risposta al placebo, cioè persone, tra virgolette usiamo questo termine, che guariscono nel periodo in cui non prendevano il farmaco ma prendevano il placebo. Chiaramente questo dato dà molto fastidio a chi produce farmaci, perché li ridicolizza, perché se io ottengo lo stesso risultato senza il farmaco, ridicolizzo l'azione del farmaco. Chi invece fa nella medicina, diciamo, non convenzionale, l'alternativa, si offende, come dire, ma tu mi dici che allora i risultati che io ottengo con la medicina omeopatica, dove danno praticamente soluzioni molto diluite, tutto quello che ottengo è solo effetto placebo. Però questo effetto placebo andrebbe la pena invece di approfondirlo un po', perché sicuramente non ha effetti collaterali, costa poco. E già nel 1025, un certo Avicenna, uno dei tanti nomi che aveva, medico siriano, si era reso conto del comportamento bizzarro di questi farmaci, che secondo lui potevano curare una patologia per le loro capacità essenziali, ma curarne anche altre così in maniera accidentale. E quindi proponeva, quando uno aveva un nuovo farmaco, di provare un po' a caso tutte le patologie, perché poteva scoprire che era efficace in altre patologie che non ci aveva nemmeno pensato e che invece poteva essere molto utile. E si sforza di capire come si faceva a capire se agiva in maniera essenziale o accidentale, e conclude dicendo: e beh, se agisce in maniera essenziale, se proprio non su tutti i pazienti, deve agire sulla gran parte dei pazienti. Chiaramente all'epoca i numeri non c'erano, però c'era questo concetto. E allora andiamo a vedere l'effetto placebo, che chiaramente va contro questa efficacia del farmaco. Mediamente nelle patologie neurologiche un 30% dei pazienti risponde al placebo invece che al farmaco, e non si sa a cena cosa avrebbe detto di questo 30%. Ma nelle meta-analisi, che sono questi studi dove si mettono insieme tantissimi studi clinici, viene fuori che nel sottogruppo di pazienti con artrite reumatoide, che però aveva avuto delle pregresse positive esperienze al farmaco, quindi era ben disposto in confronto del farmaco, rispondono al placebo l'83% dei pazienti. Cioè hanno una risposta sull'artrite reumatoide nel periodo che stanno prendendo il placebo, non nel farmaco. Nel Parkinson, si sa, manca la dopamina nel cervello. Allora, cosa si sono inventati? Invece di andare a capire perché manca, si è andati a inventare di fare un trapianto di neuroni dopaminergici. Apro una scatola cranica, ci infilo dentro i neuroni dopaminergici e quindi io ripristino la dopamina in questo cervello. E anche qui è riportato un'elevata risposta al placebo. E qual è il placebo? L'intervento chirurgico simulato. Io fingo di fare l'intervento, l'anestetizzo, gli taglio i capelli, li porto in sala operatoria, non gli faccio niente, lo risveglio, e questo migliora. Un lavoro su Science, che è un po' più di Topolino, è una rivista abbastanza importante, dimostra che comunque produce più dopamina, anche quello che l'ho ingannato. La produce come quello a cui ho dato il farmaco e gli ho fatto veramente l'intervento. E nessuno si chiede, ma com'è possibile? E anche per i farmaci sul dolore, anche qui abbiamo un 30% di risposta al placebo. Ma se io do naloxone con una molecola chimica che mi va
a bloccare il legame delle endorfine, che sono le molecole che trasmettono il segnale del dolore, quindi blocco questa trasmissione, l'effetto placebo scompare. Quindi la dimostrazione che chi risponde a placebo sui farmaci, temi studi sui farmaci del dolore, produce veramente più endorfine, io le blocco e l'effetto placebo scompare. E quanto pesa questo effetto placebo? Perché allora, di nuovo, il cenno viene in mente, cioè è una cosa che possiamo fare trascurando oppure no? Numericamente non sembra, perché se l'83% abbiamo risposte di questo tipo, diventa un fenomeno molto importante che va indagato. E i risultati che abbiamo sulla sclerosi multipla, che riduce le lesioni del 20% anche, e in molti casi di studi sull'epilessia, durante il placebo il paziente ha una riduzione del 50% e oltre delle crisi, quindi i risultati sono importanti. Ma cos'è l'effetto placebo? Uno pensa di essere curato nel miglior centro al mondo, che gli stanno dando il farmaco appena uscito, quello ultimo risultato della ricerca, si sente ben curato e quindi un condizionamento ambientale. E gli studi sul condizionamento ambientale, quelli più chiari, sono quelli su, sempre i topolini, sulle droghe d'abuso. In quanto io rendo un topolino dipendente, ogni giorno lo porto fino a dargli una dose abbastanza elevata di cocaina, lui se la sopporta tranquillamente, gliela do in una gabbia apposita diversa da quello dove vive. Se gli do la stessa quantità di droga senza cambiare di gabbia, quello muore di overdose. Se lo metto nella gabbia dove lui si aspetta di ricevere la droga e non gliela do, c'è la crisi d'astinenza, perché anche il topolino riesce a capire che riceverà una sola, bambina messa in quella gabbia, quindi condizionamento ambientale, riceverà una sostanza che gli perturba il sistema eccitatorio inibitorio, quindi se lo sbilancia a compensare il danno che pensa gli capiterà. Se io gli inietto la droga senza che lui abbia fatto questo sbilanciamento, è letale. Se una viola donna, una volta che si è sbilanciato, c'è la crisi d'astinenza. Quindi, alla vista della medicina convenzionale, molto importante, una PREN, quindi neurologia, l'altro CAF, quindi gastroenterologia, autori diversi, su riviste diverse, dicono che la capacità di percepire condizionamento ambientale non è né del cervello né dell'intestino, ma dell'asse intestino-cervello. E questo ci porta a concetti che sono molto vicini alla medicina omeopatica. E allora qui ci sono questi due grandi colossi che si scontrano, e la medicina convenzionale si dice che è l'unica che si basa sulle evidenze. Tutte le altre sono fantasie, la medicina convenzionale è l'unica a basarsi sulle evidenze sperimentali. Ma se qui guardiamo tipo quindi con gli studi clinici, ma gli studi clinici sono diversi. Quelli a cui si fa più riferimento sono i famosi studi clinici, diciamo quando un farmaco viene proposto, quindi i cosiddetti sponsorizzati, perché c'è chi produce il farmaco e paga questi studi, e molto spesso in questi studi il farmaco funziona sempre molto bene, tanto anche da rendere meno problematica la patologia a cui sono applicati. Cioè la sclerosi multipla, se andiamo a guardare a questo livello di qualità di evidenza, pensiamo che sia poco più dell'influenza, perché poi ci sono i farmaci che lo curano e finisce lì. A un livello più alto invece ci sono gli studi retroattivi, cioè quando il farmaco ormai ha anni che è in commercio, si vanno a prendere registri ospedalieri e si vede cosa succede. E lì diciamo lo scenario cambia un pochettino, perché allora ci accorgiamo per esempio che nella sclerosi multipla i farmaci non funzionano e che quindi la sclerosi multipla è una patologia molto severa. Allora ecco che questa medicina che si basa sulle evidenze, bisogna vedere su quali evidenze si basa. E non bisogna dimenticare che una certa Angle, che era capo editore del New England Journal of Medicine, una delle più prestigiose riviste del settore, dopo 11 anni arriva a licenziarsi nauseata da come vengono condotti gli studi clinici, in cui tutto viene fatto, probabilmente messaggio di un nuovo farmaco, a danni del vecchio farmaco. Vengono fatti dei giochettini, per riuscire a ottenere il risultato che si vuole ottenere. E arriva a concludere, ma in fondo cosa possiamo aspettarci di diverso dopo che abbiamo messo la ricerca della salute in mano a delle multinazionali, in cui il compito non è la salute ma il fatturato annuale. In maniera meno polemica ma più precisa, il professore Emilio Perucca, che è attualmente il presidente della Lega Internazionale contro l'Epilessia, quindi il numero uno al mondo sull'epilessia, pubblica e riporta ai congressi questi trucchetti usati
per mettere in evidenza il nuovo farmaco rispetto al vecchio, e si chiede, ma allora noi da questi studi che cosa possiamo mai imparare, cioè sono inutili, vuol dire costano tanti soldi, ma non ci dicono niente di nuovo. E nell'epilessia, nonostante ci siano tantissimi farmaci rispetto a 15-20 anni fa, ancora oggi un terzo della popolazione epilettica è farmaco resistente, cioè a crisi nonostante la terapia. E epilettologi come l'EPIC, che era il past president della Lega Internazionale contro l'epilessia, e l'OSHA, che è un farmacologo a livello internazionale, dicono che qui siamo su una strada sbagliata, ci vogliono nuove idee, nuovi modelli. E allora andiamo a vedere, questo è quello che ci viene fatto credere che sia come viene ideato un nuovo farmaco. C'è un'idea, vedete, della grande iniziale, e poi la ricerca esplorativa, terapeutica, lo sviluppo completo, poi le varie fasi degli studi clinici. E dice, se è così, allora come mai non riusciamo a fare farmaci efficaci? Se andiamo a vedere la storia della farmacologia, ci accorgiamo cose leggermente diverse. Se prendiamo quello dell'epilessia, si basa sulla serendipity, che in inglese una risposta positiva casuale, veramente fortemente casuale, cioè vincere al lotto non c'è nemmeno giocato. E il primo farmaco che possiamo definire tale usato per l'epilessia è stato il bromuro di potassio, che non è stato usato per la sua azione calmante, ma per l'effetto collaterale di provocare impotenza, in quanto si pensava che le crisi epilettiche fossero dovute a un'eccessiva masturbazione. Questo è il Gould McKinney. Questa era l'idea originale del farmaco. Il barbiturico, chiaramente un calmante, è stato dato per caso per calmare l'epilettico agitato, e lo psichiatra si è accorto che si erano ridotte anche le crisi. E da lì i barbiturici sono stati molto usati. Molti sono stati, come la carbamazepina, è stata lanciata per curare la neuralgia del trigemine, e dopo anni casualmente si sono accorti che riusciva a ridurre anche le crisi, quindi non era una scoperta casuale. Quello più casuale in assoluto è l'acido valproico, il Depakine, perché è un liquido che è stato scelto come solvente per solubilizzare nuove molecole da testare nei modelli sperimentali. E si sono accorti che era il solvente ad avere un'azione antiepilettica, non le molecole che ci mettevano dentro. E è stato chiamato il farmaco del futuro. Io dico sì, quello quando finalmente capiremo qualcosa, perché ci dimostra che non abbiamo capito niente. È uno degli anni 60, pionierismo della ricerca, eccetera, ma ancora un farmaco abbastanza recente, l'epiracetam, è stato scoperto casualmente, dopo anni che era in commercio, perché non aveva dato risposte positive agli soliti screen che vengono fatti per valutare i farmaci, cioè non aveva dato evidenze che fosse un farmaco antiepilettico, e di nuovo adesso questo è uno dei farmaci che riscuote più interesse. Ancora questo scoperto per caso. Se prendiamo invece la farmacologia della depressione, è ancora peggio, perché il primo farmaco, di nuovo scoperto per caso, e per cui è stato coniato il termine antidepressivo, è stato l'isoniazide, che è un farmaco per la tubercolosi, di nuovo. E un pneumologo, con l'amico neurologo, gli ha detto, ma lo sai che i pazienti tubercolotici con l'isoniazide sono più calmi, più tranquilli, perché non lo provi un po' su quei pazienti? E così è diventato un antidepressivo. Curiosamente questo farmaco agisce sulle diaminossidasi, che sono degli enzimi, principalmente a livello intestinale, che smaltiscono un eccesso di stamina. Ma chiaramente questo non interessava, perché diciamo, la depressione è una patologia del cervello, questa azione così lontana dal cervello non gli è stato dato nessun peso. Le isoniazide, che funzionava molto bene, aveva solo un piccolo problema commerciale, che il suo brevetto stava scadendo e nessuno voleva investirci soldi perché poi era di dominio pubblico. E allora hanno scelto un altro farmaco per la tubercolosi, che è il cloniazide, che invece era appena uscito, quindi il brevetto durava tanti anni, che però, oltre che agire sulle diamine, agisce anche sulla monamina, che sulla serotonina, la famosa serotonina, da cui voi tutti sapete che noi l'abbiamo legata alla depressione. Ma questo farmaco è stato ritirato dal commercio dopo pochi mesi per gli effetti collaterali, tra cui l'induzione di suicidio, quindi un antidepressivo che porta la gente a suicidarsi. Curiosamente, un altro classe di farmaci antidepressivi sono i triciclici, che sono stati scoperti mentre si cercava di sintetizzare nuovi farmaci antistaminici, quindi questa istamina ci ritorna sempre tra i piedi, ma questi enzimi sono troppo distanti
dal cervello per dare importanza. Abbiamo quindi seguito la strada della serotonina, quindi delle proniazide, e abbiamo scelto dei farmaci che agissero in maniera selettiva sulla serotonina, non su altri sistemi, per evitare gli effetti collaterali, che sono rimasti praticamente tutti. Ma il primo farmaco, cosiddetto SSRI, è stato ritirato dal commercio dopo pochi mesi, perché per gli effetti collaterali, tra cui induzione di suicidio. Il secondo ha subito la stessa sorte del primo. Poi siamo arrivati alla fluvoxamina, che vive ancora adesso, con tutti i suoi fratellini, ma anche per questo ancora oggi la food and drug all'erba per gli effetti collaterali e per l'induzione al suicidio. E quindi forse questa azione su queste monamine potrebbe avere un certo ruolo. E allora non c'è da stupirsi come poi recentemente quell'efficacia di questi farmaci viene paragonata al placebo, e qui Avicenna si rigira nella sua tomba, che dice: accidenti, ma io non pensavo fino a questo punto. Perché quindi vuol dire che curare uno stato depressivo ha la stessa possibilità di successo, probabilità di successo, con il non farmaco che col farmaco, cioè siamo allo stesso livello. Questo lavoro qui di Gerardo Kirsch ha sollevato un polverone allucinante, ma l'efficacia, che prima era ben accettata da tutti, era del 60%, cioè lui è passata solo l'11% e ha creato un sbaglio, ma quella che prima invece era accettata da tutti, che questi farmaci avessero un'efficacia del 60%. E ancora più sorprendente, l'anno dopo, tre italiani all'estero, Pina, Costa e Ridotti, che dimostrano che assunti per bocca non arrivano al cervello. Quindi l'acronimo è falso. Allora, altro che neutrini più veloci della luce. Questo lavoro è passato inosservato. Cioè, non esiste. Nessuno l'ha fatto, nessuno l'ha scritto, non serve a niente. E continuiamo a ragionare su questi farmaci come se arrivassero al cervello. E allora c'è da chiedersi, ma insomma, nei farmaci, da quanto tempo è che ci curiamo con i farmaci? Per tanti anni della vita dell'uomo, l'uomo si è curato senza farmaci. Cioè, i farmaci abbiamo cominciato ieri, pochi minuti fa, rispetto alla nostra storia, a curarci con i farmaci. E guarda caso, da Ippocrate in poi, il ruolo dell'intestino, della fiammazione intestinale, era molto importante nella terapia, nella cura. Cioè l'intestino aveva un valore molto importante. E il digiuno è stata la prima pratica per curare l'epilessia. Lo stesso Vangelo ci racconta che Gesù Cristo rifiuta di miracolare un ragazzo epilettico dicendo: ma perché devo fare un miracolo? Preghiera e digiuno. Ora, nella preghiera possiamo ravvisare il primo conflitto di interesse della storia, ma il digiuno poi è continuato a essere applicato per anni, fino a te, tanto avevano ipotizzato che fossero la chetosi provocata dal digiuno, quindi questi corpi chetogeni che vengono provocati dal digiuno, essere responsabili dell'azione anticonvulsiva della dieta. A un certo punto, nel 1800, scoprì che una dieta ricca di grassi, come le carboidrati, produce la chetosi come il digiuno, chiaramente meglio mangiare qualcosa che non mangiare niente, e questa dieta subentrò al digiuno. Era l'unico rimedio per curare l'epilessia. Negli anni 30 il trattato sull'epilessia, il 50% era su questa dieta cosiddetta chetogenica, cioè che produce chetoni. Negli anni 30 cominciano le industrie a produrre farmaci, dopo 30 anni la dieta chetogenica non ne parla più nessuno, perché non c'è nessuna casa farmaceutica che vada ad alimentarla. Poi c'è stato un regista cinematografico col figlio farmaco resistente, che è guarito solo per la dieta chetogenica, fa un film commerciale, e da lì nasce l'interesse per la dieta chetogenica. E una certa Ellen Cross, che è un'epilettologa londinese che fa parte del consiglio direttivo della Lega Internazionale dell'Epilessia, quindi un'epilettologa a un certo livello, nel 2008 prova a fare uno studio pseudocontrollato, perché chiaramente la dieta non la posso dare in doppio cieco, se do la dieta so che gli do stato una dieta, quindi non si presta a essere studiata come i farmaci. Lei fa un allenamento casuale, prende 100 bambini, a 50 gli dà i farmaci, a 50 gli dà la dieta. A 3 mesi riporta che nel gruppo che sono finiti nella dieta c'è una riduzione delle crisi medie del 30%, nel gruppo che è andato sui farmaci c'è un peggioramento delle crisi del 30%. Due con i farmaci del 2008, dato da questa epilettologa che è del consiglio direttivo della Lega Internazionale contro l'epilessia. Allora, la dieta, chiaramente l'efficacia, incominciano adesso a esserci questi studi di meta-analisi, ce ne sono pochissimi,
ma il dato più evidente è che è poco sostenibile, cioè poi un 50% non ce la fa a seguirla perché è fortemente restrittiva, una dieta 4-1-3-1 grassi carboidrati, cioè non è una dieta facile da seguire. E oggi noi sappiamo che non sono più i chetoni a essere responsabili dell'azione anticonvulsiva, anche se tutti i centri in Italia che pochi che usano dieta chetogena continuano a misurare la chetosi, ma ormai da anni sappiamo che non è più la chetosi, qualche cos'altro. E questo dato, a parte questo lavoro, è dimostrato dal fatto che una dieta ipoglicemica, che non produce chetosi, ha un'efficacia sulle crisi come la dieta chetogenica, quindi non è sicuramente la chetosi. Questa dieta ipoglicemica è proprio la new entry, la cosa più aggiornata possibile, ma questa evidenza ce l'ha già nel 1928. Quindi riducendo la glicemia noi abbiamo un maggior controllo delle crisi. E negli anni 20, quando era chiaro, era evidente, non avevamo capito come, ma era evidente il ruolo dell'intestino nei meccanismi patogenetici delle crisi, questi osteopati americani famosi che portavano avanti questo discorso basavano la loro convinzione su due ricercatori. Uno, un certo Reed, che era un chirurgo gastrointestinale che tagliava pezzi di intestino agli epilettici per riuscire a controllare le crisi. Era molto famoso all'epoca, era stato chiamato a fare interventi in intestini di personaggi reali. Alla fine quindi era veramente un illustre chirurgo, alla fine della sua carriera capisce che invece di fare un intervento poteva curare con una dieta. Viene radiato dall'ordine dei medici. E un altro invece, il ricercatore importante, è stato Gerolamo Cuneo, che presso un ligure, è nato a Rapallo nel 1865, si è persa la memoria di lui, si è laureato in medicina e poi in chimica a Genova e è diventato studioso delle malattie del ricambio a Milano, in cui tra la gota, il diabete, eccetera, c'era anche l'epilessia e le malattie mentali. E lui scopre delle cose veramente curiose, tipo vede come una crisi epilettica si formano nel sangue delle proteine, che si chiamano albuminose, che se le iniette nell'animale provocano le crisi nell'animale, e lui arriva a concludere che le crisi sono dovute a un'elevata infiammazione intestinale. Quindi siamo all'inizio del Novecento e lui già pubblica questi dati così chiari sul ruolo dell'infiammazione intestinale nell'epilessia. Allora ecco che questo, e non è nemmeno aggiornato, quindi ci torniamo a 2000, non so che cosa, i primi anni 2000, ce ne sono altri, ma nonostante tutti questi farmaci, il controllo delle crisi non è aumentato minimamente, un terzo della popolazione è ancora epilettica, e quindi ci vogliono veramente nuove idee. E questi farmaci che sono stati proposti come capaci di arrivare nel cervello e fare cose miracolanti ci ha portato fino a far proporre che questa resistenza ai farmaci sia dovuta al fatto che questi pazienti esprimono delle proteine che prendono il farmaco e buttano fuori dal cervello. Però bisogna vedere se c'era il farmaco, cioè nessuno, questo dato non è disponibile. Per esempio nelle vetivacibe, questo ultimo farmaco scoperto casualmente, vengono proposti dei meccanismi di azione sulle vescicole sinaptiche, quindi nel cervello, ma il foglio tecnico, quello che si chiama Bugiardino, riporta che il dato di accumulo a livello cerebrale quando lo prendo dal bocca non è disponibile. Non che non lo sappiamo, non è disponibile perché è obbligatorio nella fase di registrazione del farmaco. Quindi questa misura è stata fatta, ma non c'è mostrata. E non è un caso che, se andando a cercare in letteratura, scopriamo che questo delle tiracce ha un'azione disinfiammante cerebrale. Allora, al di là dell'azione sulla vescicola sinaptica, per la sezione anticonvulsiva, questa azione di andare a disinfiammare può essere importante. Dà risultati anche sull'autismo, dove recentemente proprio sembra che sia l'infiammazione la causa di questa patologia, l'infiammazione cerebrale, e curiosamente scopriamo che va a disinfiammare anche l'intestino, cioè questo cervello, che secondo me è il primo cervello con l'intestinale, viene disinfiammato come il cervello che abbiamo nella scatola cranica, quindi la molecola che va a disinfiammare. Ma queste sono veramente curiosità scientifiche, cioè nessuno ci va a ragionare su questi risultati perché non interessa, non sono gente che non sapeva cosa fare e ha fatto questi studi. E se prendiamo il famoso acido valproico, che è stato scoperto perché essendo liquido lo scelto come solvente,
Certologiano che anche lui è riportato per un'azione antinfiammatoria e addirittura viene definito come parte di una classe di molecole veramente particolare per l'infiammazione, che sono gli inibitori dell'istone dell'acetilase. Non vi sto a spiegare cosa, ma queste molecole sono veramente molto interessanti perché sembrano che abbiano un gioco centrale nella modulazione della risposta infiammatoria e sono usate per le patologie più disparate, dove che mette in evidenza come il fattore comune di queste patologie disparate, che vanno dall'artrite, l'intestino irritabile, lo shock settico, la degenerazione maculare, i problemi cardiovascolari, la sclerosi multipla e altre, hanno in comune questi farmaci funzionano, queste molecole funzionano anche nei modelli sperimentali proprio per la loro capacità di gestire l'infiammazione. Quindi se questo signore, Pierre Aymar, che quel giorno ha scelto l'acido valproico come sorbente, quel giorno che si è giocato all'otto, sarebbe diventato un miliardario. Ma cos'è l'acido valproico? Andiamo a vedere, questa è la molecola. Questo è un acido grasso a corta catena, ha 5 atomi di carbonio ed è ramificato ed è stato sintetizzato, prima non l'ha sintetizzato Pierre Aymar, l'ha sintetizzato il solito chimico tedesco, Bartholdy, molti anni prima, a partire dall'acido valerico, che è principativo della valeriana e contempera usata per controllare le crisi epilettiche. Quindi c'è da sorprendersi che si siano sorpresi dell'azione anticonvulsiva di un derivato della valeriana, perché la valeriana era già nota, aveva un'azione anticonvulsiva. E la valeriana è questa, l'acido valerico, scusate, principativo è questo, vedete, manca una coda, è più lineare, e sempre, è un C5, è lineare, e anche noi abbiamo partecipato a degli studi degli anni 90 che mostravano un'azione abbastanza interessante di derivati di questo acido valerico, di aminofosfonati, che avevano scoperto casualmente avere un'azione di controllo delle crisi potentissima, ma chiaramente a noi non interessavano perché noi volevamo potenziare l'azione, cioè noi cercavamo di vincolare un aminoacido, un gamma aminobutirico, e quindi questi speravamo che fossero poco efficaci per cercare di aumentarne l'efficacia. Se sono scoperti fortemente efficaci, l'abbiamo abbandonati perché non era questo l'oggetto del nostro studio. E l'acido grasso a corta catena più piccolo, l'acido butirico che viene e che è il nutriente delle cellule intestinali. Perché tutti questi acidi grassi noi li ricaviamo dalla fermentazione delle fibre indigeribili che arrivano nel colon, fermentano e ne ricaviamo quindi l'acido acetico, l'acido propionico, il butirico, il valerico, con cui nutriamo le nostre cellule dell'intestino. Quindi la loro azione disinfiammante anche dal fatto che nutrendo l'intestino lo rendo più forte, quindi più capace di gestire l'infiammazione. I fratellini più grandi, che vanno dal C6 al C12, sono chiamati trigliceridi a media catena, che sono applicati da soli con la dieta chetogenica per curare le crisi, e quindi anche loro hanno un'azione intestinale disinfiammante. E se noi prendiamo gli studi dove di gente che non si occupa di epilessia, ma che usa l'acido valproico come inibitore degli stomi dell'acetilasi, cioè per la sua capacità di disinfiammare, ci accorgiamo che anche questa molecola riduce per esempio le placche di beta amiloide nel beta amiloide, migliora la memoria spaziale nell'Alzheimer, e quindi viene proposto anche su altre patologie, sul trauma polmonare e su vari altri processi infiammatori. Quindi questo acido valproico, se lo togliamo dall'uso nell'epilessia, scopriamo che viene proposto su altre patologie molto distanti che non c'entrano niente con l'epilessia e che però sono legate all'infiammazione. È una molecola che noi sappiamo che gestisce l'infiammazione soprattutto a livello cellulare, questo neuropeptide che si chiama NPY, qui sono fiumi di inchiostro in letteratura sulla sua azione modulante del processo infiammatorio. E questo NPY è stato definito un anticonvulsivo endogeno, cioè in modelli sperimentali se io lo somministro ho un'azione anticonvulsiva elevatissima, tanto da chiamarlo anticonvulsivo endogeno, ma che ci sono fiumi di lavori, tra cui quella della nostra Vezzani a Maria Negri a Milano, che saranno le prime. E ma la dieta chetogenica ha riportato a aumentare l'NPY, quindi l'azione anticonvulsiva della dieta chetogenica
abbassando l'infiammazione aumenta l'NP, ma anche l'acido clorico è riportato a aumentare l'NP, certo, nessuno ha dato molta importanza nel suo meccanismo di azione, anche i topiramati e di altri farmaci non si sa se lo fanno oppure no perché mancano gli studi. E l'NPY è il nostro elettricista del cervello, è responsabile dei meccanismi con cui noi continuamente andiamo a riparare il cervello, quindi più c'è no, più il mio cervello si va a riparare. E se io faccio delle sclerosi, il triptofano in vena, questo triptofano in vena mi stimola la produzione di questo NPY, perché mi stimola la sintesi peptidica. Allora ecco che la dieta chetogenica, la sua l'azione negativa dei carboidrati oltre certo a infiammare l'intestino, anche perché la risposta insulinica in risposta al carboidrato mi sposta nei tessuti competitori al triptofano, cioè questi aminoacidi che servono per la sintesi di questo neuropeptide, cioè me li toglie e non riesco più a sintetizzare questo neuropeptide. E quindi arriviamo a questa infiammazione che oggi ognuno nel proprio canale di ricerca riporta essere la causa patogenetica di tutte le patologie neurologiche: Alzheimer, epilessia, Parkinson, sclerosi multipla. Però anche i ginecologi dicono che l'ovaio policistico, l'infertilità della donna è dovuta all'infiammazione, i tumori si formano solo sul tessuto infiammato, le placche di beta amiloide si formano solo sul tessuto infiammato, le placche di arteriosclerosi si formano solo sul tessuto infiammato. Cioè oggi noi, se veniamo agli ultimi 15 anni, c'è questo motivo comune di questa infiammazione, che se non c'è l'infiammazione non c'è il problema. E però diciamo, ce ne accorgiamo solo oggi, ma non è vero, già negli anni 20 sapevamo questo. Ed ecco che questo esperimento di Reganzi, che ci dimostra come un'infiammazione intestinale, se diventa cronica, può andare in giro per quella membrana mucosale che racchiude tutti i nostri organi cavi, che è in stretto contatto con la pelle, cioè noi siamo una specie di tubo che è rivestito dentro e fuori dallo stesso tessuto, senza limiti di continuità. Quindi questa infiammazione che nasce nell'intestino può andare a colpire, se diventa cronica, può andare a colpire qualsiasi organo e lì generare un problema. Ed ecco quindi la centralità di andare a curare l'intestino, perché io devo evitare che il mio intestino cada in un'infiammazione cronica. Ecco. E quindi alimentiamo in evidenza le comunicazioni tra gli organi, quindi non più studiare il corpo umano come una sommatoria di organi, ma studiarlo come un sistema complesso. E la fisica dei sistemi complessi ci insegna che sono proprio le relazioni tra le parti che generano nuove proprietà che non sono capibili se studio le singole parti. Quindi andando a studiare le relazioni io scoprirò una nuova medicina. E la dipendenza tra questi due nostri due cervelli è banalissima, cioè la capiscono veramente tutti, perché è nutrizionale. Il cervello per funzionare ha bisogno di certe molecole che chiamiamo neurotrasmettitori. I più importanti li ricava da aminoacidi cosiddetti essenziali, che ricaviamo solo dalla demolizione delle proteine. Quindi se l'intestino non me li procura, il mio cervello va in difficoltà. Quindi se c'è un'alterazione della flora, disbiosi intestinale, che mi prende il triptofano e me lo riduce in un dolore scatolo, avrò meno triptofano che entra nel cervello, quindi meno serotonina e meno melatonina. Meno serotonina mi dà l'ansia, divento ansioso. Ma diminuendo il triptofano io vantaggio un altro aminoacido essenziale che è la tirosina, e quindi si troverà che compete per la stessa porta d'ingresso, non c'è più il triptofano a dargli fastidio, entra più nel cervello ed è il precursore della dopamina agita, della noradrenalina funzioni cognitive e dell'adrenalina forza fisica. E questa è la risposta allo stress positivo, cioè io trovo il leone, mi spavento, vado, produco questa disbiosi, divento ansioso, ma questa ansiosa, questa ansia positiva mi rende più agile, più forte, più furbo per affrontare il pericolo. E quando cade nella cronicità che diventa un problema. E se questa disbiosi continua mi colpisce la tirosina che mi va in tiramina, io ecco che ho meno dopamina, Parkinson, o meno noradrenalina, Alzheimer, o meno adrenalina, affaticamento cronico. E nonostante questa banalmente su triptofano e serotonina, fiumi di inchiostro in letteratura, sulla coppia tirosina e tiramina c'è un unico lavoro di un ricercatore in Sardegna, di Andrea, sulla cefalea.
ma sul Parkinson, sull'Alzheimer, sull'epatica retrocronico, cioè se ho questa disbiosi per la tirosina che mi diminuisce, questa può essere la causa originaria di queste patologie che hanno un'elevata incidenza nella popolazione. La cosa sorprendente è che questa decarboxilazione incomincia a scopo protettivo, perché la tiramina va a stimolare la cellula intestinale a produrre più bicarbonato, quindi se io sto andando in acidosi, io mi brucio della tirosina per cercare di far sì che la cellula intestinale mi ribasifichi l'ambiente. Se non ce la faccio, mi manca la tirosina, mi viene il Parkinson, l'Alzheimer o l'affaticamento cronico. Oggi, diciamo, chi è più avanti, cioè le persone più avanti in questo discorso, incominciano a rivalutare il ruolo dell'infiammazione periferica nell'epilessia. Però pensano che sia solo un danno della barriera ematoencefalica. E questo è Peluca, che è l'attuale presidente della Lega Internazionale, che mi dice: sì, sono concorde con te, però almeno in presenza delle alterazioni della barriera ematoencefalica. Io ho subito girato questo lavoro che dimostra che questa permeabilità, questa capacità quindi di far passare le cose, è controllata anche questa dall'intestino, per un problema intestinale. Quindi il problema comunque nasce sempre dall'intestino. E questo ci spiega come oggi una cosa che ha lasciato veramente del 2012 questo lavoro. Dimostra che la banale aspirina riesce a controllare le crisi epilettiche in modelli sperimentali dove i farmaci fanno fatica. E questo, diciamo, è una doccia fredda per la farmacologia dell'epilessia, perché costa anche poco l'aspirina. Allora ecco, se mettiamo insieme tutti questi elementi, vediamo che c'è qualcosa che quindi in digiuno, queste diete povere di carboidrati e ricche di grasso, possono essere in qualche modo legate al ruolo dell'infiammazione cerebrale nell'epilessia. E quindi è interessante andare a studiare questo intestino, che abbiamo già sentito parlare tanto, quindi vado veloce, è veramente 10 volte più numeroso di noi, dipende da lui la nostra massa grassa, perché decide, diciamo, la trasformazione del cibo in energia. E se io ho primo dei topi del gene che codifica un recettore con cui controlliamo questo microbiota intestinale, questi diventano obesi e se li lascio dieta libera arrivano a mostrare i sintomi della sindrome metabolica. Quindi noi ospitiamo questo esercito molto numeroso, ma la nascita non abbiamo. Questa è una cosa sorprendente. Quando nasciamo il suo intestino è sterile. Con il primo allattamento subisce un primo processo di maturazione, che lo vedete nelle prime due colonne, che è veramente minimo perché poi digerisce un cibo per lui banale, che è il colostro della mamma. I colostri sono specie specifici. E il nostro è ricco di questa seroprotina alfa lattalbumina, che volete sto proponendo principalmente nell'epilessia, ma da lì mi sapeva col mondo, perché l'uomo è l'unico mammifero che alla nascita deve far maturare il cervello. Gli altri mammiferi alla nascita fanno maturare le ossa. Quindi il colostro non ha nessun compito nutrizionale, cioè il compito principale è quello di far partire questi programmi di maturazione. Quello dell'uomo è più diverso: negli altri colostri questa seroproteina è chiusa in un guscio, nemmeno, ma è chiusa anche in un guscio che non abbiamo, noi ce l'abbiamo sgusciata, quindi questa seroproteina è specifica per il mio intestino, nemmeno per quello degli altri. Ma la cosa interessante da vedere è che la vera maturazione dell'intestino non avviene con il colostro, ma avviene con lo svezzamento, cioè quindi l'esposizione al cibo complesso è fondamentale perché questo intestino impari a fare tutte le cose che deve fare, se no rimane debole. E quindi il concetto del muscolo, che per arrivare a sollevare 200 kg non posso arrivarci di colpo, ma ci devo arrivare gradualmente, se non ci arrivo rimango debole. E questo processo di maturazione postnatale nel bambino dura fino a 7 anni di vita. Quindi noi fino a 7 anni dovremmo farvi fare questo processo di maturazione in maniera graduale e progressiva. E questo intestino, ricordatevi, che ha la capacità di riconoscere il cibo, di memorizzarlo e ha la capacità di rispondere e di percepire l'ambiente in maniera indipendente dai nostri organi di senso. Quindi è veramente una struttura autonoma che ci portiamo dentro la pancia. E se noi non la attiviamo bene, chiaramente questo poi funzionerà male. E il colostro va a sostituirsi al cordone umbilicale e
via via che questo intestino impara a produrre quello che serve, questa sieroproteina chiude la proprietà dell'intestino perché non ha più bisogno di prendere i fattori di crescita, gli anticorpi, eccetera, da col latte materno, ma se ricomincia a produrre da solo, quindi il distacco del neonato dalla mamma è una cosa che avviene in maniera graduale. E se noi facciamo, forziamo questo processo di maturazione, creano delle vulnerabilità che possono poi rimanere e manifestarsi anche in età adulta. E via via che noi introduciamo cibo sempre più complesso, c'è tutta questa macchina che si mette a funzionare, quindi l'esofago produce più muco, lo stomaco aumenta la produzione di acidi, di enzimi, l'intestino perde la capacità, questo nei primi 8 giorni, l'intestino perde la capacità di assorbire intere proteine e singoli aminoacidi che oggi vengono proposti al tospiano, ma noi non abbiamo più la minima capacità di assorbire un singolo aminoacido qua proprio i primi 10 giorni di vita. Ed ecco che tutto quello che succede, visto che questo organo sta formando, ha la capacità di percepire l'ambiente intorno in maniera indipendente, tutto quello che succede può generare delle vulnerabilità che si possono manifestare anche più avanti. E se qualcosa va storto in questo programma di maturazione, noi oggi sappiamo che può generare autismo, schizofrenia, anomalie del comportamento, ansie e anche disturbi cognitivi. Cioè noi oggi sappiamo che questo processo di maturazione di questo intestino dovremmo starci molto attenti, ma gli studi sullo svezzamento li paga la Mellin e la Plasma. E il ceppo più importante per noi sono questi batteroidi che non avete già sentito parlare oggi, che sono veramente quelli più utili per noi. Sono quelli che percepiscono, ma che hanno la capacità di percepire l'ambiente, di modificare la funzionalità dell'intestino, e sono quelli responsabili della produzione di energia, cioè di far fermentare le fibre digeribili per ricavare il sostegno delle nostre cellule intestinali. E una cosa, per esempio, che fanno questi batteroidi, controllano quello del vino intestinale. Nella punta, in fondo, ci sono le cellule di Paget che rilasciano delle proteine che si chiamano defensine, che vanno a proteggere le cellule di Sten, che sono staminali, che sono subito adiacenti. Queste cellule staminali hanno il compito di sostituire quelle che muoiono normalmente nel villo. Se non sono più protette, le cellule staminali muoiono e il villo si atrofizza. E questa, per esempio, è la causa della celiachia, dove abbiamo una maggiore incidenza di patologie urologiche, non in particolare, e di ginecologiche nelle donne. Quindi lì chiaramente c'è questa infiammazione intestinale che è origine di molte altre patologie che sono molto più gravi della celiachia. Chiaramente dire che dalla celiachia si può guarire perché basta, diciamo, ripristinare queste defensine che il villo si rigenera, è impossibile, cioè si può guarire i tumori dall'epilessia, dall'autismo, dalla celiachia. Mi stanno dicendo che non devo dire che si può guarire. Allora, se devo agire, cos'è che agisco di più sull'intestino? In che modo? Con le diete. Il problema è che allora o le diete la medicina non le considera minimamente, oppure ci sono delle idee fantasiose che sono forse ancora peggio di non considerarla, perché io devo capire cosa devo mangiare. Allora, per capire cosa devo mangiare, devo partire dalla fine. Io mangio per dare nutrimento alle mie cellule. Allora, io ho le mie cellule e ho questi batteri nell'intestino. Questi batteri in realtà sono eterotrofici, cioè loro possono mangiare e sopravvivono con qualsiasi cosa io gli dia da mangiare. Non hanno dipendenza alimentare. Loro da qualsiasi cosa ricavano energia. Queste popolavano questi batteri, i batteri più importanti per noi sono anaerobici, quindi erano sulla Terra prima che ci fosse l'ossigeno, quindi 3 miliardi e mezzo di anni fa popolavano la Terra incontrastanti, quando c'è stato l'ossigeno se la sono vista brutta. E alcuni di loro si sono inventati sistemi digerenti anaerobici, cioè una specie di armadi dove infilarsi dentro senza ossigeno per sopravvivere. E noi diciamo se in cambio ci fanno qualche lavoretto, ma vediamo che non è proprio così. Poi siamo arrivati ai mammiferi e se andiamo a vedere gli impianti, allora il prodotto terminale dei processi digestivi deve essere lo stesso, perché le cellule di ogni mammifero necessitano delle stesse cose.
Cioè non è la cellula dell'erbivoro che ha bisogno di una cosa diversa da quella del carnivoro. La cellula ha bisogno dello stesso nutrimento. E gli elementi finali dei processi digestivi, qualsiasi cosa mangi l'animale, sono gli acidi grassi a corta catena e gli aminoacidi ramificati. Ora, gli aminoacidi ramificati li ricaviamo dalle proteine che sono praticamente nella frutta, nella verdura, nella carne, cioè le proteine sono da altre parti, più o meno facilmente digeribili, ma sono fattori comuni. Invece gli acidi grassi, no, questi non sono, li ricaviamo in maniera diversa. Perché abbiamo adattato l'impianto digestivo, non i batteri, l'impianto digestivo alla preferenza alimentare dell'ospite, cioè dell'animale. E vediamo come sono diversi i sistemi digestivi. E se andiamo a vedere il carnivoro ha un sistema digerente, dove è finito? Non so più, molto semplice. Nel senso che ha uno stomaco fortemente demolitore, un tumicino. Perché il predatore mangia solo la carne grassa, mangia un 70% di grassi, li taglia a pezzettini con questo stomaco che noi non abbiamo, potentissimo, e tiene gli acidi grassi a corta catena. Fine, questo gioco. È banale. Il necrofago che mangia le carogne mangia la carne attaccata all'osso che gli ha lasciato il predatore, ma aspetta che i batteri ambientali l'abbiano digerita, l'abbiano putrefatta. Quando noi andiamo dal macellaio e chiediamo, mi raccomando, malattia della magra, la paghiamo cara, ma la paghiamo cara anche in termini di salute, perché nessun carnivoro mangerebbe quella carne lì. E noi non siamo nati carnivori. Noi deriviamo dai frugivori, cioè mangiatori di frutta. Come vedete, l'intestino non è così semplice, è più complesso. Abbiamo uno stomaco che non è così potente, il gatto digerisce anche le ossa del topolino quando se lo mangia, poi no. E abbiamo un sistema che fa fermentare le fibre. Noi mangiamo un 70% di fibre e ricaviamo il 70% di acidi grassi, che sono il nutrimento della cellula intestinale, e questi acidi grassi poi entrano nel fegato con un sintetizzatore che mi ricava tutto quello che ho bisogno. Lo zucchero per il cervello, i chetoni, gli acidi grassi, i polveri monoinsaturi. Io mi risintetizzo tutto quello che ho bisogno a partire da questi mantoncini. Io demolisco per risintetizzare. Allora, su un impianto così, io... è l'impianto che si è adeguato a mangiare frutta, a mangiare fibre. E quindi ci sono una popolazione di batteri diversi da quelli del carnivoro, perché non avendo una fermentazione, io qui vivo solo fermentando. L'uomo a un certo punto ha deciso di diventare onnivoro. E cosa ha fatto? Siccome buttava dentro il cibo, per cui il suo impianto non era, perché i batteri ci sono buttare quello che vuoi, loro se lo mangiano, ma è l'impianto che ne va, che soffre. E quindi cosa ha fatto? Abbiamo accorciato l'intestino in modo da ridurre il tempo di contatto. Cioè io metto delle cose aggressive, meno tempo ci stanno, meglio è. E questo è stato fondamentale per diventare quello che siamo, nel bene e nel male, che uno lo voglia mettere, sarà meglio rimanere scimmie oppure no. Perché gli organi che consumano più energia nel nostro corpo sono l'intestino e il cervello, quindi risparmiando energia con l'intestino, perché l'ho fatto più piccolo, ho avuto più energia per sviluppare il cervello. E oggi che recentemente abbiamo scoperto un uomo preistorico, l'abbiamo messo al punto giusto in base alle dimensioni del cervello.